Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Cerreto Guidi, un comune della città metropolitana di Firenze. Cerreto Guidi si trova a 123 metri sul livello del mare e conta circa 11.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Cerreto Guidi. Siamo all'incontro con il sindaco nel Palazzo Comunale, Simona Rossetti. Allora, ci presenti il comune di Cerreto Guidi. Cerreto Guidi è un paese ricco di tanta storia, di tanta arte, di tradizioni. È un borgo medievale che prende il nome proprio dai conti Guidi, che lì edificarono il proprio castello, e poi ovviamente Cosimo I lasciò la grande traccia della Villa Medicea nella seconda parte del Cinquecento, e da questo borgo poi si snodano le vie principali che vanno da una parte verso l'Arno, dall'altra parte verso il Montalbano e poi verso il Padule, che è insomma uno dei segnali e dei segni della presenza medicea anche qui, come in tante parti ovviamente della Toscana. E per questa sua storia, per queste sue tradizioni, ne sono state la forza per tanti secoli, una grande operatività delle forze economiche, tante persone che si danno da fare, tanti commercianti e tante associazioni che sono l'anima del nostro territorio. Negli ultimi anni ha dovuto affrontare una grande emergenza, perché nel 2014 ci fu un uragano nel nostro territorio che si abbatté su due frazioni in maniera assolutamente improvvisa, creò tantissimi danni ingenti e creò anche l'inagibilità della scuola primaria, quella di Cerreto. Ecco, sono stati mesi difficili, anni difficili, da quell'emergenza però è nata una nuova scuola primaria e una nuova biblioteca di cui siamo orgogliosi, perché è un luogo vivo e accogliente ovviamente di libri, ma anche di tante persone e di tanti bambini. Una biblioteca collegata anche a un personaggio illustre di Cerreto Guidi. Noi siamo orgogliosi perché qualche anno fa abbiamo avuto proprio la prova tangibile della nascita di Emma Perodi nel 31 gennaio del 1850 qui a Cerreto Guidi, ed Emma Perodi è stata una donna per la seconda metà dell'Ottocento molto in gamba, molto moderna per l'epoca, ha scritto un'infinità di racconti, di libri, ovviamente è stata 20 anni anche a Roma nel suo peregrinare lungo e largo per l'Italia. E soprattutto, diciamo, ha lasciato traccia nell'editoria per l'infanzia, e credo che tutti noi oggi possiamo anche cogliere molti dei suoi insegnamenti e sicuramente recuperare la dimensione della fiaba e del racconto a voce alta proprio per i bambini. Tra l'altro c'è una buona offerta anche per quanto riguarda gli agriturismi. Ci sono oltre 25 agriturismi, c'è una bella offerta turistica, ovviamente siamo nel cuore della Toscana e siamo in una dimensione dove facilmente si raggiungono i centri d'arte maggiori, ovviamente Firenze, Pisa, Siena, il mare, però dove si può cogliere anche una dimensione più intima, uno stare in campagna, il gustare buon cibo, e questo credo soprattutto dopo l'anno e mezzo del Covid sia anche un modo per restare un po' in famiglia o comunque l'intimità e ovviamente anche in sicurezza. Cerreto Guidi, città del vino, lo vediamo dai tanti vigneti, ma da qualche anno anche città del presepe. Allora, 10 anni di Via dei Presepi. Questi presepi voi li trovate in qualsiasi angolo del paese, li trovate in piazza, nelle vie, nelle vetrine, negli angoli del borgo. Qualche anno fa il parroco Don Donato Agostinelli ebbe questa grande intuizione, cioè portiamo fuori i presepi che ciascuno ovviamente ha in casa e che costruisce con la propria famiglia, nella propria intimità, li facciamo vivere come comunità e li facciamo anche vedere da chi viene, da lontano o da vicino. E quindi negli anni si è costruito un comitato, il comune ne fa, diciamo, da coordinatore, da promotore, da sostenitore anche ovviamente economico, e poi con la forza delle associazioni, delle nostre contrade, della Proloco, mettiamo insieme un programma che è un programma veramente di grande qualità.
presentare agli altri un paese ricco di presepi è qualcosa di più che presentarlo soltanto attraverso le sue luci, perché attraverso il presepe tutti, sia credenti ma anche non credenti, possano riscoprire qualcosa di vero, di autentico e di unico, perché poi è il simbolo della pace, dell'accoglienza, quindi sono valori che valgono per tutti. Ecco, avere la possibilità come Cerreto di poter dire: venite a vedere un paese, venite a vederlo in maniera calma, senza confusione, anche attraverso lo sguardo del presepe. Per chi non lo sapesse, vogliamo dire perché si chiama Cerreto Guidi? Allora, Cerreto da cerro, il cerro è il simbolo, una quercia particolare, simbolo del nostro territorio. Non ce ne sono tanti di cerri, per cui abbiamo anche voluto ripiantarli, ce n'è uno proprio davanti alla biblioteca inaugurata l'anno scorso, e poi Guidi dai Conti Guidi che nel Medioevo, durante l'incastellamento, fondarono alcuni castelli, tra cui anche Cerreto. Non tutti i paesi, le città possono vantare un bene UNESCO. Nel 2013 la Villa Medicea, proprio quella fondata da Cosimo I nella seconda metà del Cinquecento, ebbe l'onore di essere targata anche patrimonio UNESCO insieme a altre ville medicee del nostro territorio, ed è un punto d'orgoglio perché tra l'altro vi si accede attraverso le bellissime scalinate del Buontalenti, ci sono delle bellissime cantine sotto, è effettivamente il luogo centrale del paese, il luogo di cui tutti andiamo orgogliosi, e con la villa noi facciamo tante iniziative che vogliono proprio farla vivere nella sua essere museo, perché è un museo e quindi come tutti i musei possiamo accedervi e vedere le meraviglie che ci sono dentro della collezione Bardini, ma poi da lì si capisce anche il motivo per cui Cosimo I la edificò in quel punto particolare, che è uno dei punti chiave della Toscana, come ovviamente molti altri ha fatto in quel periodo. Anche un museo della caccia. C'è un museo della caccia e del territorio, perché quando la corte medice arrivava a Cerreto arrivava principalmente anche per cacciare, perché era una residenza estiva e quindi si andava in padule, si andava nel territorio, ovviamente insomma cacciavano loro e mangiavano loro, si potrebbe dire, però di fatto è un segnale importante di un periodo insomma del Cinquecento, di una corte che non solo a Cerreto ovviamente ha lasciato traccia in tutta la Toscana e oltre. Ma che cos'è Cerreto Guidi per lei? Per me è sentimento, impegno e passione. Vogliamo fare un invito? Io invito tutti quanti, chi non l'avesse ancora visto, a venire, ma poi Cerreto è ricco di tradizioni, come vi dicevo, per cui in luglio c'è la festa del vino, a settembre c'è il palio, la notte di Isabella, e il palio per esempio è l'anima e il cuore delle nostre contrade, della Proloco, per cui vedete un paese che è ricco di storia ma soprattutto portato avanti dal cuore delle persone. Notte di Isabella, Isabella Medici. Isabella de Medici, che era la figlia prediletta di Cosimo, e in effetti su lei c'è stata una storia un po' particolare, perché morì giovane, perché un po' controversa. All'inizio si diceva morta dalla gelosia del marito, poi sono state trovate anche un carteggio d'amore tra i due, per cui insomma alla fine il mistero bisogna anche insomma ricucirlo nella storia reale, che in realtà insomma si volevano bene. Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario a Cerreto Guidi, andiamo ad incontrare il parroco. Con il parroco Don Alessandro Locatelli andiamo a scoprire la comunità cristiana di Cerreto Guidi. Certamente la chiesa più antica di Cerreto, anche se è stata rimaneggiata nel corso dei secoli, ma secondo gli studi è dal 1100-1200 che esiste questa chiesa come cappella del castello dei Conti Guidi.
E infatti c'è proprio il collegamento. Esatto, il collegamento che poi venne ampliato durante la costruzione della Villa Medicea per l'accesso di Cosimo de' Medici e dei suoi familiari per la partecipazione alla Santa Messa. Lei anche ai ragazzi ama sempre ricordare i tre crocefissi. Sì, qui ci sono tre crocefissi molto belli, 300, 400, 500, ognuno con la posizione del capo differente che ricordano gli ultimi momenti della passione. Gesù che guarda verso il basso e affida Giovanni a Maria e Maria a Giovanni, Gesù che alza gli occhi verso il cielo per invocare il Padre e Gesù morto che china il capo quando tutto è compiuto. È una bella catechesi su Gesù in croce. Qui abbiamo tante belle opere d'arte proprio a testimonianza di quello che hanno lasciato, no? Che ci collega poi alla fede e quindi a Dio. Certamente in Toscana ogni chiesa è uno scrigno di opere d'arte, anche qui a Cerreto non è da meno. Ci sono diverse tele, ci sono diversi crocifissi, come abbiamo visto, c'è un bel battistero di Giovanni della Robbia con le formelle che narrano la vita di Giovanni il Battista. E se si volesse fare come in antichità, quando affreschi, quadri dipinti servivano per la catechesi, qui si potrebbe fare davvero una catechesi completa sulla vita cristiana ai bambini e agli adulti. Abbiamo anche un trittico che in questo momento è qui, ma è della Chiesa della Misericordia. Sì, sì, appartiene alla Chiesa della Misericordia, è qui, diciamo così, in deposito, ma appena la Chiesa della Misericordia sarà restaurata, ritornerà nella sua sede naturale. Titolare della Chiesa, e abbiamo una tela, è San Leonardo. San Leonardo di Noglat, San Leonardo Abate, sì, un santo nato all'incirca nel V secolo, divenne famoso e importante perché era capace con i suoi doni di grazia di convincere re e nobili a rilasciare i prigionieri di guerra. È per questo che viene rappresentato con in mano delle catene spezzate. Poi abbiamo poco fuori il paese il santuario dedicato a Santa Liberata. Sì, e vorrei dire che quello dopo la chiesa arcipretura, quello è il cuore della vita religiosa di Cerreto perché c'è una grandissima e profondissima devozione nei confronti di Santa Liberata da Como, da non confondere con Santa Liberata Martire, che è più venerata nelle regioni del sud Italia. Un santuario nato in onore della Madonna, poi si è trasformato. Sì, sì, perché le cronache narrano che dove esiste ora il santuario, prima esisteva una piccola cappella intorno al 1300 che poi venne ampliata a chiesa e ampliata ancora, rimaneggiata fino a diventare l'edificio che possiamo vedere ora, dedicato a Santa Liberata. E lì abbiamo le reliquie. C'è una parte delle reliquie, perché il corpo di Santa Liberata e della sorella Faustina riposano nel Duomo di Como, però ci sono alcune reliquie inserite nella statua di cera di Santa Liberata. E immagino in paese ci sia festa grande per Santa Liberata. È una festa eccezionale. Pensi, in 9 giorni, 3 processioni con l'urna della Santa, e numerosissime messe, eventi, e durante queste celebrazioni si svolge anche il Palio del Cerro che vede le 4 contrade sfidarsi in giochi medievali. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Innanzitutto un messaggio di gratitudine per come sono stato accolto. E il secondo messaggio è quello di non perdere di vista quelle che sono le proprie radici di fede, di devozione nei confronti della Santa, certo di Santa Liberata, ma che ci invita continuamente a guardare verso l'alto e a guardare verso nostro Signore. Grazie parroco, e adesso continua il nostro itinerario, andiamo a scoprire alcune tipicità di Cerreto Guidi. In una villa storica del territorio, Villa Petriolo, con Daniele Nannetti e lo chef Stefano Pinciaroli, andiamo a percorrere l'itinerario
enogastronomico e questa però, Daniele, è qualcosa di più di una villa. Sì, effettivamente il progetto Villa Petriolo è un borgo cinquecentesco nel cuore della Toscana che è stato preso, ristrutturato, inserito in un progetto di riqualificazione territoriale, riqualificazione sociale e riqualificazione ecologica. Tutti questi prodotti arrivano da questo territorio? Esatto, il nostro è un progetto a centimetro zero, non a chilometro zero, nel pieno rispetto del territorio dove siamo ubicati, tant'è che noi produciamo appunto maiali di cinta, pecore, pomarancine, specialmente comunque animali che provengono dalla Toscana. Poi ci sono tutti i vigneti. Sì, la nostra produzione è una produzione a 360 gradi. Noi abbiamo sposato in toto il progetto di una riqualificazione di un sistema villa-fattoria tardo cinquecentesco, nel senso che abbiamo sposato in toto l'idea di riproporre all'uomo del XXI secolo degli ingredienti genuini, un modo di vivere l'enogastronomia come veniva vissuta dai nostri, diciamo, avi nel 1500. Con lo chef Stefano Pinciaroli, allora andiamo a scoprire queste delizie. Eh sì, qui abbiamo tanti prodotti, tutti quelli che facciamo qui alla fattoria, quindi dal nostro orto, quindi tutta la roba di stagione, dai cavoli che ci sono adesso, le uova, le lenticchie nostre, che poi le abbiamo anche decorticate, i fagioli, i ceci, la farina di grani antichi, l'assonatore cappelli, come potete vedere anche tutta la pasta trafilata. Quindi noi trafiliamo la pasta, facciamo la semola di grano duro, la trafiliamo e addirittura la utilizziamo per tutta la ristorazione che diamo all'interno della fattoria e della villa. Quindi ci sono due ristoranti, un gourmet e un ristorante tipico, quindi la classica trattoria, dove qui ho portato anche dei piatti un po' di presentazione dagli ingredienti stessi. Come puoi vedere, Mario, abbiamo la zuppa di lenticchie, la nostra pasta e ceci, quindi anche qui abbiamo fatto questi ditalini trafilati con i ceci nostri, mezzi frullati, mezzi no, ma buonissima, con dell'aglietto all'interno. E poi la pasta di cosa? Di cinta senese, quindi avendo l'allevamento nostro abbiamo fatto il ragù di cinta un po' osé, cioè nel senso prugne, pistacchi, pomodori secchi, quindi diamo un po' spazio alla nostra creatività. E poi per finire ovviamente la bontà dei salumi, perché questi sono veramente veramente buoni. In fondo il panettone, quindi cosa non può mancare poi come tradizione natalizia, il panettone con una percentuale di farina dei grani antichi, il resto poi viene da sé, cioè la materia prima, le uova e tutto il resto. E non dobbiamo dimenticare il miele. No, miele buonissimo, perché miele così veramente si trova veramente poco. Perché? Perché poi a seconda delle stagioni il miele cambia tantissimo, quindi dall'estate all'inverno il miele è completamente diverso, anche la struttura organolettica e tutto il resto. E poi Cerreto Guidi è città del vino, certo. E qui addirittura proprio qui sotto i nostri piedi abbiamo una cantina, bellissima, una cantina storica, e voi avete varie etichette, no? Certo, abbiamo varie etichette, quindi varie vinificazioni facciamo, partendo sia dalla birra fatta con i nostri grani antichi, per proseguire poi dal bianco, il rosé, il Chianti, la riserva del Chianti, il Poggiarello, che sarebbe il top di gamma, quindi è un IGT nostro ovviamente fatto dal nostro sommelier Lorenzo, e poi per finire le grappe. Vogliamo chiudere con un invito a venire qui, ma anche a visitare questa splendida città di Cerreto Guidi. Certo, vi aspettiamo, perché siete ovviamente i benvenuti. Grazie, quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di altre belle curiosità di Cerreto Guidi. Oggi incontriamo Don Raimondo Sinibaldi della Romea Strada e devo dire che negli ultimi tempi ci stiamo incontrando molto. Sì, abbiamo diverse occasioni di incontro, perché sul cammino ci si può incontrare e rincontrare spesso. Ed oggi siamo a Cerreto Guidi perché la Romea Strada, prima di arrivare a Fucecchio e quindi alla Francigena, passa per Cerreto Guidi. Passa per Cerreto Guidi tramite la via Romea Nonantolana-Longobarda. Cioè la via che parte dalla grande abbazia di Nonantola, che è nel Modenese,
si svalicano gli Appennini alla Croce Arcana, si fa tutta la zona della Toscana fino ad arrivare appunto a Cerreto Guidi, che è una tappa molto importante del percorso. Ricordiamo sempre che la Via Romea Strata è una grande via di cultura e di fede che parte dal Mar Baltico e arriva chiaramente fino a Roma, quindi una grande via di cultura e di fede che in questo territorio si va ad intersecare con il grande percorso della Via Romea Francigena, perché chiaramente era un percorso che andava a Roma verso le tombe di Pietro e di Paolo. Grazie a Don Raimondo Sinibaldi e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta di Cerreto Guidi. Con Fabrizio Mandorlini, ideatore e fondatore di Terre dei Presepi, presentiamo un'altra eccellenza di Cerreto Guidi, ma anche di tutta l'Italia. Vediamo che cos'è Terre dei Presepi. Beh, Terre dei Presepi è la rete presepiale più lunga d'Italia. Siamo partiti diversi anni fa e anno dopo anno è una realtà che ha inglobato e di cui fanno parte diocesi, parrocchie, paesi, città e associazioni, ovviamente anche i presepisti. E tutti insieme abbiamo fatto una sorta di rete delle natività che permette di veicolare non solo le informazioni presepiali, ma soprattutto anche il cosiddetto passaparola, fare in modo che con un progetto di comunicazione tutte le natività siano valorizzate e conosciute. E questo poi ha dato vita anche a un piccolo movimento di turismo buono, di turismo sostenibile, che ha mosso 1.500.000 persone. Possiamo dire che questo qui all'Uncinetto è unico al mondo? Assolutamente, questo è considerato il presepe all'Uncinetto più grande d'Italia, ma secondo me non ce ne saranno di più grandi al mondo. Cerreto Guidi è attraversata dalla Romea Strata e voi state portando avanti anche un progetto riguardo i presepi con la Romea Strata. Diciamo più che un progetto, è una realtà ma è anche un po' un'utopia. L'idea è di essere pronti nel 2023 per dare vita alla via di pellegrinaggio presepiale più lunga che esista e che attraversi il cuore dell'Europa e dal Baltico ci porti fino a Roma. E Cerreto Guidi si è fatta conoscere negli ultimi tempi anche per Jessica Mancini, che è l'ideatrice del presepe dell'Uncinetto. Come è nata questa sua passione? Questa mia passione è una cosa che fin da piccola ho coltivato la voglia di fare l'uncinetto e imparare a fare queste cose manuali e poi è sfogata dopo che ho scoperto di essere malata di Parkinson, perché quello che vedete è nato tutto da una malattia, perché quando a 40 anni con 3 figlioli da crescere ti dicono che è una malattia degenerativa che viene a un settantenne, i pensieri alla notte aumentano e invece di stare a pensare ho iniziato a fare l'uncinetto e ho creato questa cosa insieme a un gruppo di donne che si chiama Le Dame dell'Uncinetto. Tra l'altro qui lo vediamo il presepe, ma ascoltiamo anche il sonoro, sì, la campanella, gli animali. Sì, c'è molti movimenti, ci sono tutti gli animali di campagna, c'è la gallina che canta, la mucca, insomma. È proprio il classico presepe, però è rifatto tutto all'Uncinetto. All'inizio lei ha fatto la Villa Medicea? Sì, ho pensato di ricreare il nostro paese, il nostro borgo, con tante case che sono proprio nel centro storico del nostro paese. E per me è una cosa a cui sono molto affezionato, perché ricreare il posto dove siamo nati è una cosa che riempie di orgoglio. No? Nella vetrina ho visto anche il sindaco e altri personaggi del posto. È una cosa un po' interessante di questo presepe, che con l'uncinetto, con l'ago e il filo riesco a ricamare volti e personaggi di paese. È una cosa bellina, perché quando mi trovano poi in giro o alla Coop o alla posta mi dicono ma a me quando mi ci fai nel presepe? Quindi diventa un po' una burla di paese, no? Anch'io sono finito nel presepe di Jessica. È un presepe che si può visitare tutto l'anno? Sì, questo è sempre aperto, basta contattare me, è sempre aperto e visibile. Ho visto che c'è anche una parte che ha fatto vedere a Papa Francesco. Sì, infatti nel 2019 abbiamo avuto la possibilità di partecipare a 100 presepi in Vaticano e questo presepe ci ha dato molte soddisfazioni, perché il Papa, quando si è visto fatto all'uncinetto, ha esclamato: certo, mi hanno fatto di terracotta, mi hanno dipinta olio, mi hanno fatto mosaico, ma all'uncinetto non c'era arrivato nessuno. Ma
Ma quante sono le signore che collaborano con lei? Allora, siamo un gruppo fidato di una ventina di donne, quasi tutte qui di zona della Toscana. Poi ho chiesto aiuto a tutta Italia con il cielo, perché anche il presepe ha il cielo fatto all'uncinetto. E questo ha fatto sì che molte donne da tutta Italia mandassero il suo pezzo di cielo e partecipassero a questa realizzazione. Immagino che i punti più difficili siano le statuine. Sì, quelle sì, le teste, il viso, ricamare i vestiti, però diventa proprio un gioco da bambini, come si faceva il vestitino all'uncinetto per la bambola, ora si fa per il presepe. E l'ultimo arrivato è il paese di Vinci. Sì, è il nostro paese vicino a noi, a 5 km di distanza. C'è sempre stato un po' di contenzioso a Vinci e Cerreto, perché ci dividiamo un po' la paternità di Leonardo, però a noi e quelli di Vinci gli vogliamo tanto bene, abbiamo deciso di farlo all'uncinetto, quindi abbiamo tutte le mura di Vinci, col castello di Conti Guidi realizzati tutto all'uncinetto. Dobbiamo dare l'appuntamento allora, perché qui a Cerreto Guidi a questo punto è Natale tutto l'anno, perché il presepe c'è tutto l'anno. Qui c'è tutto l'anno, sì, si può venire sempre a visitarlo. Allora facciamo l'invito. Io invito tutta Italia e anche oltre a venire a visitare il presepe all'uncinetto, perché è una cosa unica e non esiste, quindi merita il viaggio. Grazie a Jessica Mancini, e quindi Cerreto Guidi vi aspetta con la Villa Medicea, il presepe dell'uncinetto e tutte le altre bellezze del territorio. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate a Cerreto Guidi, ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Aspettiamo a Cerreto Guidi.